Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo i genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Pace bene, amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva. Oggi il rito ambrosiano prevede di fissare la nostra attenzione sul mistero, sulla santa famiglia, sul mistero, sulla sacralità di questa famiglia che da un certo punto di vista è simile a tutte le altre, ma che è atipica, nel senso che abbiamo una madre che è vergine madre, uno sposo che è sposo putativo, che è meglio padre putativo di Gesù, Gesù che è il verbo che si è fatto carne, ma che tutto sommato questa santa famiglia vive in un contesto ben preciso, dentro una storia, dentro una situazione, in una comunità che è quella di tutti. Cosa possiamo dire di questo episodio che troviamo nel Vangelo dell'infanzia, descritto e stilato da Luca, che non è uno dei tanti episodi della vita di Gesù Cristo, ma è ricco di allusioni e quindi di significati che richiamano alla nostra mente momenti storici della stessa vita di Cristo o della vita, del contesto, degli usi e costumi del popolo e della religiosità ebraica. Innanzitutto a 12 anni era prossimo a un rito che lo avrebbe introdotto, che avrebbe introdotto Gesù nella maturità religiosa, nel senso che una specie di battesimo, possiamo chiamarlo in un modo improprio, attraverso il quale, attraverso questo rito, Gesù veniva, come tutti gli adolescenti del tempo, ad acquisire dei diritti circa la proclamazione della parola di Dio, della Bibbia, dentro la sinagoga, in modo ufficiale. Un secondo particolare è per 3 giorni. 3 giorni richiamano, sono un'allusione ai 3 giorni di sepoltura. Dentro il sepolcro Gesù rimarrà 3 giorni prima di risorgere, il terzo giorno risorgerà. E poi abbiamo anche una domanda e risposta da parte di Maria, quindi di Gesù, molto singolare e significativa. E quindi l'espressione che Gesù, da figlio adolescente disobbediente, che fa una mattata, che ne fa una delle sue, poi rientra e ritorna a Nazareth ed è obbediente in tutto a Maria e Giuseppe. Poi la riflessione, la considerazione circa la Madonna che non capisce, ma che custodisce tutto nel suo cuore. Soffermiamoci su alcuni aspetti, 2 aspetti di questo episodio. La domanda e risposta. Cosa ci hai fatto? Io e tuo padre ti cercavamo angosciati. Tornano indietro i genitori. Giuseppe non compare, ma è evidente, accompagna Maria in questa ricerca di Gesù, lo ritrovano al Tempio mentre stava discutendo con i dottori ed erano tutti quanti stupiti della loro sapienza. Cosa
cosa ci hai fatto? Questo è un episodio singolare, vale a dire che normalmente Gesù era sottomesso, allora cosa ci hai fatto? Si meravigliano, si angosciano, Maria è angosciata. E che cosa risponde a Maria Gesù? Ma perché mi cercavate? Non sapevate che devo fare le cose del Padre mio? Questa è una prima traduzione di un'espressione che è scritta in greco che ha possibili traduzioni. Le cose del Padre mio. Sembra essere una risposta generica. Le cose sono tante. Ma le cose, proprio perché sono tante, richiamano ad una totalità. Le cose vuol dire la propria casa, la propria famiglia, il proprio contesto sociale, la propria professione, vuol dire le cose del Padre mio e devo fare le cose del Padre mio, quindi devo abbandonare tutto per il Padre mio, per fare le cose del Padre mio, anche la mia stessa vita, quindi l'obbedienza fino alla morte in croce. Ma si potrebbe tradurre anche in un altro modo. Non sapevate che io dovevo essere nelle cose del Padre mio. E quali sono le cose del Padre? Qual è il progetto del Padre? Donare il Figlio per la salvezza del mondo. E il Figlio fa presente, in prossimità della sua maturità, del suo entrare in un modo ufficiale nella religiosa e nella fede del popolo ebraico, del suo popolo, fa presente a Giuseppe e a Maria che lui deve essere, deve vivere, deve essere obbediente alle cose, alla volontà, al progetto del Padre. Il mio pane è fare la volontà del Padre, dirà poi Gesù. Mentre si ritrova al pozzo di Sichem e gli apostoli tornano indietro e lo vedono tranquillo, sereno, pieno di una gioia che scaturisce da non si capisce bene da che cosa. Qualcuno gli avrà portato da mangiare, pensano gli apostoli. Io devo fare le cose del Padre mio. Il mio pane è fare la volontà del Padre. E poi che cosa succede? Che ritorna ad essere il figlio obbediente, ritorna nella normalità fino a quando lascia tutto e Maria custodisce, cioè Maria capisce, intuisce meglio e tutto questo mistero, questo alone di mistero che adorna la persona del figlio, che avvolge la persona del figlio, intuisce che c'è un mistero profondo. Ecco, Gesù costringe Maria e Giuseppe ad approfondire il mistero di Dio. E questo per noi diventa un insegnamento. Noi riusciamo a capire, a carpire sempre di più, sempre qualcosa in più di questo mistero di Dio, dei misteri della nostra fede, se facciamo riferimento a Lui. E Lui ci rende capaci di maturare nella fede. E allora da questa santa famiglia dobbiamo imparare innanzitutto a vivere la nostra fede, ad andare al Tempio, a fare riferimento a Dio, al mistero di Dio, ad essere aperti agli inconvenienti, alle difficoltà, agli ostacoli, alle sofferenze, le traversie che la vita ci presenta. Perché Maria, Giuseppe e Gesù costituiscono una famiglia tipica, ma anche una famiglia che vive dentro il proprio tempo, la propria storia, nelle difficoltà proprie di ogni famiglia del tempo di Cristo, con qualche problema in più. E allora facciamo riferimento sempre a Gesù Cristo dentro le traversie e il cammino della vita per riuscire a capire, a carpire questo mistero di salvezza, questo mistero di Dio, questo regno di Dio entro il quale noi ci ritroviamo a vivere. Pace e bene, amici, a risentirci e arrivederci.